Collegato con un esponente importante del governo, Alessio Villaroro, sottosegretario al Ministero dell'Economia, che, se ho capito bene, vuole rispondere a una cosa. Salve, buongiorno, ben trovato. È una cosa che è successa ieri in questo studio, perché ieri è venuta a trovarmi una risparmiatrice di Banca Popolare di Vicenza che non ha, che aveva diritto a un risarcimento, avendo insomma subito una truffa, e mi ha detto ieri in diretta di non aver ricevuto finora neanche un euro, al di là delle promesse di dare tutto a tutti, zero, ma detto lei. Villa Rosa, cosa voleva dire? Anzitutto sul finanziamento pubblico ai partiti vorrei dire, perché sentivo in studio qualcuno che diceva però il 2 per 1000 non sono soldi dei cittadini. No, il 2 per 1000 sono sempre soldi dei cittadini, che finirebbero nel bilancio dello Stato, potrebbero essere utilizzati dallo Stato per ridurre ad esempio le tasse dei cittadini, e invece vengono veicolati ai partiti. Il Movimento 5 Stelle rifiuta ogni tipo di finanziamento pubblico, anche indiretto come questo. Se vogliono i partiti finanziamenti, si fanno finanziare attivamente dagli iscritti o da chi spinge per quel tipo di movimento, e microfinanziamenti non sopra una certa soglia. Scusatemi, ma questo lo volevo dire. Invece, in merito ai risparmiatori, allora, il decreto sui risparmiatori l'abbiamo fatto noi, il 1,5 miliardi a favore di questi cittadini truffati dalle banche lo abbiamo messo noi, e l'ultimo decreto è di settembre, e ad agosto, scusate, dell'8 agosto, l'8 agosto, il giorno in cui Salvini faceva cadere... Lei sa benissimo che nel momento in cui viene fatto l'ultimo decreto bisogna raccogliere le domande, giusto? Le domande sono partite a settembre, stiamo parlando di 200.000 persone. Ma dicono che è scritto male il decreto, e questo FIR non funziona. Ma assolutamente, perché... Ma il FIR ancora deve dare soldi ai cittadini, perché sta raccogliendo le domande. Prima, dottoressa Merlino, mi sembra normale che vengano raccolte le domande, giusto? Oppure gli diamo i soldi così alle persone senza che facciano le domande? No, ci mancherebbe anche. Oppure diamo i soldi senza vedere neanche le carte che arrivano, i soldi pubblici dei cittadini. Per carità di Dio. E allora questi cittadini sanno benissimo che sono stati truffati nel 2017 e nel 2015 ed erano stati abbandonati dai vecchi partiti. Noi abbiamo messo questi fondi, ma ora devono capire che ci sono dei tempi tecnici per far sì che la Commissione raccolga le domande ed eroghi i fondi. Ci vediamo a marzo ad aprile, vediamo se questi cittadini non hanno preso i soldi. Tra l'altro, gli obbligazionisti che avevano già preso l'80%, allora, una parte ha preso anche un 15%, sempre grazie a noi. Villa Rosa, non e ho non più tempo, devo andare in pubblicità, però la inviterei in studio, perché forse la cosa migliore è che noi approfondiamo in studio, invitiamo anche i risparmiatori, così vi confrontate, e mi sembra la cosa però più utile. Però lei capisce bene che un decreto legislativo non eroga i soldi domani mattina, ma ha bisogno di raccogliere le domande. Questo lo capisce bene, lo potevate dire anche voi. Io vengo in studio quando volete, però grazie. Aiutateci anche voi. Pubblicità, torniamo subito con voi. Grazie.